Sì, grazie Presidente. Allora, devo dire la verità, la delibera che stiamo prendendo in esame non è particolarmente incisiva, nel senso che è una delibera che appunto contiene dei criteri generali con cui il Consiglio Comunale dà mandato poi alla Giunta di rivedere e aggiornare il piano anticorruzione che è già vigente. Vi sono però delle, visto che siamo in tema, vi sono delle criticità che noi abbiamo sollevato rispetto alla situazione attuale, nel senso ciò che è stato detto e ciò che è stato fatto in termini appunto di misure anticorruzione. Lo ricordo per chi appunto non sia magari così aggiornato sulla materia, che il piano anticorruzione, il primo, è stato approvato dal Comune nel 2014 e poi aggiornato nel 2015. Ebbene, tutta una serie di misure previste in chiave anticorruzione non sono state portate a termine, anche se inserite appunto. Quindi, diciamo, delle misure anche importanti e previste dal Piano Nazionale Anticorruzione, quindi redatto dall'ANAC e che è valido per tutte le pubbliche amministrazioni, il Comune ha diligentemente inserito queste misure ma poi non le ha attuate. Una tra tutte molto importante è quella della rotazione di dirigenti e rotazione dei funzionari addetti nelle aree a rischio. Questa è molto importante ed è molto importante perché in 2 anni su 3.000 circa dipendenti quelli che sono stati oggetto di rotazione sono solo 4 e la casellina della relazione appunto del responsabile prevenzione anticorruzione è stata assegnata sul sì, cioè nel senso sì abbiamo adempiuto alla rotazione facendo però ruotare soltanto 4 dipendenti su un migliaio circa, diciamo, che sono quelli che dovrebbero ruotare. Quindi questa è una delle situazioni. Poi ci sono altre misure come quella anche degli elenchi di imprese a cui affidare gli appalti quando ci sono cottimi fiduciari e negoziazioni partecipate. Anche queste sono misure non solo anticorruzione ma addirittura di tutela della concorrenza, perché ovviamente le imprese interessate a fare lavori per conto del Comune possono iscriversi e quindi avere una possibilità di essere estratte casualmente per fare il lavoro. Anche questa misura è rimasta inattuata per quello che sappiamo. Poi vi sono ancora altre misure in materia di verifiche e attività ispettive, che sono le attività compiute dai vigili di solito. Anche su quelle che dovremmo pubblicare nella sezione amministrazione trasparente una sorta di vademecum, cioè il modo in cui i vigili fanno queste attività ispettive, questi controlli, dovremmo dire ai cittadini: guardate che non c'è discrezionalità, non c'è da totale libertà, ma ci sono queste linee guida. Queste linee guida, ovviamente è stato detto che dovrebbero farsi, ma non sono state fatte nei 2 anni. E quindi arrivo al punto, io per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle è evidente che ci sarà un voto favorevole, perché la delibera appunto dà dei criteri generali che sono condivisibili. Ma vogliamo in questa sede porre l'attenzione di tutto il Consiglio Comunale sull'attuazione concreta delle misure anticorruzione. Perché ce ne sono, può sembrare una materia veramente noiosa, lo dico perché insomma ho passato settimane a leggere, come penso anche il delegato, anche più degli altri probabilmente, questa materia, quello che è stato scritto dall'ANAC, quello che ha scritto anche, che hanno scritto gli uffici comunali. E però hanno queste misure che all'apparenza noiose hanno degli effetti diretti e immediati nei confronti della popolazione, nei confronti delle associazioni, nei confronti delle imprese. Anche sulle associazioni faccio un piccolo inciso, visto che siamo in sede di consiglio, quella piccola posta di bilancio che era a favore di quei 10.000 euro a favore dell'associazione Gruppo Sportivo Polizia Municipale, alla luce delle misure anticorruzione, è uno stanziamento illecito, è uno stanziamento illegittimo. Perché? Perché l'ANAC e anche il nostro piano anticorruzione dicono
gli emolumenti, i sussidi, i contributi a associazioni, imprese e persone svantaggiate debbono tutte scaturire da regolamenti esistenti o da bandi. Quindi la discrezionalità deve essere azzerata, questa è la tendenza che viene fuori da queste misure anticorruzione. E quindi non ci possono essere quei versamenti, appunto, quelli diretti di contributi come era invece in passato, dove appunto la discrezionalità era totale e quindi abbiamo visto in molte situazioni appunto trattamenti da figli e figliastri. L'abbiamo visto nelle associazioni sportive, l'abbiamo visto nelle associazioni culturali. Ecco, questo in futuro ormai con le misure dell'ANAC non può più aversi. Grazie. Grazie consigliere.